Beh, di tutto buonasera e benvenuti a questa serata. Penso di essere uno dei pochi parroci della provincia che ha inaugurato due macchine del Trido. Qui abbiamo il restauratore ufficiale che è il genero là. Qui facciamo un applauso. Mi ha detto che se gli facevamo un applauso lo faceva tutto gratis. Con due applausi ci fa l'offerta lui. Allora, ecco il signore qui. Bene, ringrazio anche il signore che ci ha dato la possibilità di godere di una bellezza che è esteriore, finché volete, ma è una bellezza che ci fa assaporare, diventa segno della ricchezza e della bellezza interiore. Io quando guardo le macchine del Trido che ci sono in giro in provincia, e non sono poche, e dico sì, è così bello qualcosa della terra, chissà come deve essere il paradiso. E allora dico, meno male, questo è il segno che dobbiamo alzare i nostri occhietti. E la tradizione di queste, chiamiamole macchine del Trido, o delle 40 ore, e in qualche paese si chiamava Trido, in qualche paese 40 ore. È una tradizione che risale esattamente a 2.300 anni fa. Era il 18 febbraio del 1716, perciò penso che sia l'unica quest'anno di macchine del Trido che sono state restaurate. Siamo la macchina del 300°. Perché si chiamava macchina? Perché i bambini mi hanno domandato, ma si guida una macchina? Cioè, no, perché anticamente questi macchinari erano talmente alti che avevano un macchinario fatto a manovella, che è una carrucola, che portava su un ascensore, un piccolo ascensore montacarichi, portava il Santissimo Sacramento, Gesù, fino al luogo del grande raggio dove veniva esposto. Siccome era pericoloso salirci, allora lo portavano con questi macchinari. Quella lì si chiamava la macchina del Triduo, questa carrucola. Poi venne a indicare il tutto l'apparato si chiamò macchina del Triduo, ma con la macchina non c'entra niente. E poi col tempo si perdette anche questa usanza, si costruirono le scale, diventarono molto meno pericolosi, però nel frattempo, nel 1932, 33, 34, Monsignor Giacinto XIII proibì le macchine del Trido perché erano ancora pericolose, perché portavano l'attenzione su un elemento esteriore e facendo dimenticare forse la spiritualità legata all'evento esteriore. In realtà la tradizione del Triduo, 3 giorni, Triduo, venne aperta proprio quel 18 febbraio 1716 in un'osteria in Brescia, dove si riunivano delle persone che mangiavano e bevevano nel carnevale, una sera di queste, veramente si trovavano durante tutto l'inverno, anche persone che avevano un po' di pila, si trovarono e uno di questi disse: volevo farmi una proposta, invece di buttare via tutti i soldi in divertimenti. E tutti stettero ad ascoltare, lui credendo che l'avrebbero tirato in giro. Non potremmo far celebrare una messa per tutti i nostri defunti, che ne abbiamo tanti. Detto fatto, una certa cifra la delegarono proprio a questo, la riservarono proprio a questa celebrazione della messa. Nella chiesa di San Giuseppe, se voi andate ancora adesso vicino a Piazza Loggia, via Gasparo da Salò, così girate dietro tra San Faustino e Piazza Loggia, lì c'è la chiesa di San Giuseppe, una chiesa di 24 altari, uno per ciascuna professione, e lì dentro c'è un organo magnifico, è un Antegnati, grazie a Dio Antegnati, il
vecchio proprio. E lì dentro fecero il primo ufficio funebre per tutti i defunti e ricordammo i defunti della guerra di successione spagnola. Le guerre furono dal 1701 al 1706. I defunti li ricordammo lì e ad Agio Taso, in tempo di carnevale, venne sempre celebrato una 3 giorni di preghiere per i defunti. Poi dissero, era troppo poco, c'erano tanti soldi ed era poco il tempo per le messe. Allora costruirono un grande catafalco, che vi ricorderete tutti, quelli che hanno la mia della grande età si ricordano che una volta c'era il catafalco, una grande cassa in mezzo alla chiesa, ricoperta di uno strato nero con cui si celebravano gli uffici funebri. Poi adagio pagarono le candele e allora si costruì un vero e proprio insieme di candelabri con le candele, ogni defunto una candela, finché facevano un po' a gara a costruire un grande macchinario, una grande scultura con tutte le candeline, ogni candelina indicava un defunto. Pensate che uno dei motivi per cui Monsignor XIII sospese i tridui fu proprio anche per la sicurezza. Candele cascavano, il triduo era di legno, l'incendio era lì a portata di mano. Nei tempi moderni ormai si sono sostituite le candele, ma non dappertutto. La candela è molto più bella, diciamocelo chiaro, con le lampadine. Qui in valle abbiamo dei grandi apparati, il più grande penso che sia quello di Breno, poi c'è quello di Borno, quello di Malonno. Sono i 3 migliori che sono qui in valle. Il più bello in assoluto, secondo me, è quello di Castenedolo, nella Bassa Bresciana, insieme con quello di Travagliato. Quelli sono i due. E scusate, Lussargo, mamma mia, perdonate, e Lussargo. E poi ce n'è ancora un altro che mi sto dimenticando, ma è comunque molto molto bello, sarebbero da vedere. Il triduo è quasi sempre in gennaio o febbraio. Anche a Bisogna abbiamo una bella macchina del triduo ed è stata rimessa in piedi, se non sbaglio, nel 2009-2010, 2011, in questo periodo. Anche lì abbiamo trovato sul solaio un po' di assi che sembravano assi da buttare via, invece c'era una. Poi là eravamo corredati anche da una fotografia del 1906 che ci aiutò a ricostruirlo abbastanza fedele. Qui, quando l'avremo scoperto, vi spiegherò di quanti pezzi è fatto, o meglio, qual è l'originale, qual è il meno originale, qual è il nuovo, eccetera. Dovresti farlo tu, ma no, ma so che sei timido. Me l'ha detto tua moglie. Bene, io direi che potremmo cominciare. Do la voce alla reverenda Sabina, che è qui, scusi. Lei. E durante questo brano, ecco, caleremo il sipario. Ricordo che non vengono accese tutte le luci, vengono accese tutte quando alla fine arriverà il Santissimo Sacramento. Allora in quel momento lì accenderemo anche le luci della raggiera. E io davvero ringrazio il Signore per questa serata, già da subito ringrazio voi per aver accolto questo invito. Prima ho sottolineato le tradizioni dei nostri padri. Io sono convinto, provate a pensare voi stessi, proviamo a pensarci insieme 300 anni. Avremo piacere nell'aldilà che i nostri figli, nipoti e pronipoti possano coltivare le piccole e grandi passioni che abbiamo avuto noi? Io penso proprio di sì. Penso che facciamo estremamente piacere ai cari defunti di Grattacasolo, quelli di adesso e quelli di prima, magari coloro che si sono tolti il pane di bocca per poter avere delle cose belle, e penso di fare un gran piacere a loro poter rispondere ai loro desideri e alle loro tradizioni, anche con questa piccola, semplice tradizione.
al momento dello scoprimento della macchina del triduo dedichiamo questo trumpet vocale di Jeremiah Clake per tromba e organo, tromba solista Valentino Troppi.